Yeah, there is solo speech. Okay. Okay. Yes, this is when this is turned on. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Questa mattina stiamo affrontando un tema molto importante, quello dell'alimentazione e di come ci si può approcciare al cibo. È un argomento importante perché riguarda la salute dei cittadini e quindi tutto il sistema in cui noi siamo immersi, perché oltre ad problemi sanitari, all'alimentazione sono legate istanze che riguardano l'ambiente ma anche poi di fatto l'economia. Basti pensare che la maggior parte dei bilanci degli Stati europei è dedicata a curare i problemi legati alla malattia. Quello che noi oggi vogliamo fare è dare degli elementi in più. Perché io mi permetto di raccontare quella che è un po' la mia esperienza di questi 2 anni nel Parlamento europeo. Io ritengo che sia importante, in qualche modo, soprattutto per noi che in questo momento abbiamo la fortuna di rappresentare i cittadini all'interno delle istituzioni, porsi in questo ambiente con una visione a lungo termine, una visione che necessariamente deve pensare in grande, deve sganciarsi in qualche modo dai meccanismi in cui siamo immersi che ci fanno sì spesso compiere dei giusti passi verso quella che è una buona direzione, ma sono passi spesso purtroppo singoli, non collegati l'uni agli altri. Quello che noi appunto dobbiamo rompere è questo legame che apparentemente ci fa apparire come procedere veloci, ma in realtà ci sta tenendo in qualche modo fermi. L'incontro di questa sera vuole dare spunto a questi elementi, aprire un dibattito in questo senso. Ovviamente mi rendo conto che non è facile procedere in questa direzione perché siamo immersi in un sistema che ci tiene in qualche modo legati, imbrigliati, un sistema costruito negli anni e che dà da mangiare anche dal punto di vista economico, non solo a lobby molto grandi e potenti, ma a tutta un'economia che è stata costruita su questi presupposti. Allora noi dobbiamo, soprattutto noi che come istituzione abbiamo l'onere anche in qualche modo di assecondare la via del cambiamento, dobbiamo rompere questo legame, rompere questi schemi per costruire sì un'economia diversa ma molto molto più robusta e che realmente metta al centro della sua attività i cittadini e la loro salute, il loro benessere, da cui poi a catena discendono il benessere ambientale, economico, sociale e via dicendo. Quindi vi ringrazio di essere qui quest'oggi, spero dopo che ci possa essere un acceso dibattito rispetto agli spunti che verranno presentati e lascio la parola alla mia collega Eleonora Evi che assieme a me crede molto in questo cambiamento ed è fautrice di questo evento. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, anche da parte mia, anche io sono molto contenta oggi di poter essere qui e di aver organizzato questo evento per noi molto importante. E come diceva Marco, l'idea è quella di gettare delle basi per questo cambiamento, l'idea è quella di stimolare il dibattito su dei temi che sono stati per troppo tempo messi in secondo piano o sui quali non vi è la giusta attenzione. Io stessa insieme, vedo il collega Stefanek in sala del gruppo GUE, nei mesi scorsi abbiamo organizzato un evento, una proiezione di un altro documentario, Cowspiracy, per la prima volta qui al Parlamento Europeo ed è stato un altro segnale, un altro momento in cui portare l'attenzione su questo cambiamento, un cambiamento che coinvolge appunto moltissime sfere, moltissimi ambiti della nostra vita, non da ultimo appunto anche quello legato a un'alimentazione che sia più leggera per l'ambiente, che abbia soprattutto un impatto minore per quanto riguarda l'inquinamento ambientale, ad esempio. Quindi un altro aspetto che abbiamo voluto trattare, di cui purtroppo non si parla in maniera adeguata. Noi siamo qui in queste istituzioni a voler portare questi messaggi di rinnovamento e a stimolare questo dibattito, non peraltro anche per il fatto che vediamo sempre di più intraprendere certe scelte, certe politiche che non guardano a questa dimensione, bensì portano avanti logiche vecchie, logiche che fanno ad esempio del libero scambio un dogma e un mantra che si ripete e che aumenta. Penso ad esempio il trattato di libero scambio che si sta negoziando con gli Stati Uniti e che chiaramente nasconde numerose insidie, numerosi pericoli, e che, nel quale ad esempio il capitolo legato all'agroalimentare è molto importante, perché chiaramente tocca e va a toccare degli interessi decisamente grandi. E noi di questo vogliamo parlare, cercando appunto di mettere insieme tutta una serie di riflessioni, anche per capire dove è arrivata l'Europa e quanto ha ancora da fare. E penso ad esempio ai regolamenti che sono stati recentemente votati, penso alla legislazione sui nuovi cibi, i novel food, che in qualche misura aprono la porta ancora una volta a quelli che sono degli interessi industriali rispetto a quella che dovrebbe essere invece l'unico vero obiettivo, ovvero la tutela della salute. E questo chiaramente è un messaggio che noi vogliamo lanciare in maniera forte e che in questo Parlamento si possa sentire, anche perché in questo stesso Parlamento, mi pare nei prossimi giorni, o comunque ho intravisto altri eventi che parlano ad esempio di sustainable meat, quindi come poter allevare carne in maniera sostenibile. Per me è un ossimoro, cioè proprio una contraddizione in termini, e questi chiaramente sono retaggi di modelli vecchi che vanno chiaramente affrontati e dei quali appunto è necessario parlare per poter fornire quelle che sono le alternative, perché le alternative ci sono, e sono alternative soprattutto praticabili, e sono alternative che forse in maniera un po' semplicistica si può spesso riassumere in economiche, semplici, dirette. Quando ci sono questi elementi, le persone sono anche più portate a fare un cambiamento, ad attuare un cambiamento, e purtroppo però si toglie quello che è l'ambito, diciamo, finanziario ed economico, che ha invece tanto appeal per i grandi gruppi e per le grandi corporation. Questo è un po' un messaggio che chiudo passando la parola a Nicla Signorelli per la presentazione di Be4Eat, semplicemente dicendo che la nostra è una rivoluzione di informazione. Noi vogliamo fare dell'informazione, della condivisione delle informazioni la nostra prima battaglia, perché chiaramente è solo una persona consapevole, è solo una persona informata che può prendere determinate scelte. Quindi con questo io lascio la parola a Nicla, giornalista freelance e copywriter per diversi giornali. Da quando ha scoperto The China Study ha deciso di creare in Italia l'opportunità di ascoltare Colin Campbell e ha dato vita a Be4Eat. Adesso a lei la parola. Grazie, grazie. Io ringrazio tantissimo il Movimento 5 Stelle, nella particolare figura di Marco Zullo e di Eleonora Evi, perché ci hanno voluto invitare qui oggi. Be4Eat, ci hanno presentato, sono Nicla Signorelli, sono fondatrice di Be4Eat, ma io sono semplicemente il portavoce di circa 38.000 italiani oggi, che stanno facendo la stessa domanda che mi sono fatta io 5 anni fa e che di fatto si sta facendo tutta l'Europa. Per questo è importante essere qui oggi, vale a dire che cosa possiamo fare noi personalmente con la nutrizione, con l'alimentazione, tutti i giorni, con la spesa. È un movimento importante di coscienza, una rivoluzione che Be4Eat condivide come movimento con il Movimento 5 Stelle, è quello proprio di informare, di portare le persone a conoscenza di quello che effettivamente oggi si può dire. Il professor Colin Campbell è stato un insegnante per noi, sia perché ricercatore, quindi medico scientifico che ha provato determinati argomenti, quindi può in qualche modo supportarli, ma anche grazie all'umiltà che ci sta insegnando di dover lavorare tutti insieme. Oggi l'Italia sono 38.000, ma possono esserci così anche in molti altri paesi d'Europa. Questo è il nostro messaggio, quello di unirsi, perché il vero cambiamento non può avvenire dall'apice, ma può avvenire solamente dalla base, dalla consapevolezza che noi abbiamo di coinvolgere noi stessi, ma soprattutto i nostri vicini, che possono essere parenti. I nostri parenti diventano persone che in qualche modo vanno a chiedere conferma di quanto hanno sentito, chiedere informazione, e in questo modo si cambia effettivamente il modo di fare. È importante che oggi questo avvenga proprio in Europa, nel Parlamento europeo, in un movimento che si sta creando, con una personalità che in questo momento sta supportando tutto questo e sta incoraggiando questo tipo di movimento. Un movimento che, ripeto, parte dal basso, parte dalla popolazione, ma che arriva poi agli ambulatori medici, perché chiede che cosa dobbiamo fare. Quindi quando il paziente si presenta al medico e chiede scusi ma io cosa devo fare, il medico è costretto in qualche modo a dover rispondere, e il non sapere non è una risposta. Quindi per questo in ambito istituzionale è importante a questo punto arrivare a formare quelli che poi dovrebbero rispondere alla popolazione che si sta muovendo. Per questo è necessario unire le forze, perché questi messaggi arrivino lì dove devono arrivare, che sono messaggi semplici, sono messaggi scientifici, sono ricerche che le persone non possono mangiarsi nel piatto, però hanno bisogno di modulare, di essere trasmessi, e questo è il movimento di oggi, quello che oggi si vuole arrivare a fare. Io ringrazio il Movimento 5 Stelle perché qualche cosa da quello che si dice cerca di fare, e quindi è sicuramente un messaggio a tutti quanti e un invito a voler partecipare a questo grande progetto e a questa grande rivoluzione ed idea che si ha oggi. Per questo chiamo un attimino mio marito Marco Fiorese, che è presidente di Be4Eat, per dire quattro parole su quello che effettivamente oggi si può fare per collaborare insieme non solo in Italia ma anche in Europa. Grazie Nicla. Ringrazio anch'io il Movimento 5 Stelle nella figura di Marco Zullo e Eleonora Evi, che si sono veramente impegnati su questa cosa e sono di fatto gli unici che ad oggi hanno fatto qualcosa di concreto per diffondere in maniera così importante il messaggio di Colin Campbell e del The China Study. Ci tenevo solo a dare un saluto. Quando io e Nicla abbiamo iniziato con questo messaggio, questo evento che è partito nel 2012, e non pensavamo che poi venisse creato un movimento di questo tipo, e quindi il movimento Be4Eat è un movimento che parte dal basso, come ci ha insegnato il nostro insegnante professor Colin Campbell, parte dal basso e così vuole rimanere. Quindi lancio questo appello: ognuno di voi può fare qualcosa nel proprio ambito lavorativo, nel proprio ambito di formazione, può fare qualcosa. Volete farlo insieme a noi, unendovi con un ruolo ben specifico all'interno del movimento? Ci va benissimo. Volete farlo per conto vostro? Ci va benissimo lo stesso. L'importante è che questo messaggio venga diffuso, perché la scienza deve essere portata a tutti e non è giusto che la scienza rimanga nei cassetti degli ambienti scientifici per questioni che sappiamo benissimo essere quelle economiche, come abbiamo visto nel film appena proiettato. Il ruolo può essere di ognuno di voi, sia che faccia qualsiasi tipo di lavoro o vedo delle persone anche di altri stati europei. Quindi il nostro movimento vuole partire dall'Italia, ma essere in ogni stato europeo con questo format. Vi ringrazio. Ok, con questo vi passo la parola al protagonista della giornata, il professor Colin Campbell. Grazie per questa presentazione. Voglio innanzitutto esprimere tutta la mia soddisfazione per l'interesse che avete manifestato. Sono davvero molto contento e vorrei ringraziare Marco Zullo e Eleonora Evi per aver organizzato questo evento, per avermi invitato. Ringrazio anche l'ottima amica Nicla Signorelli e Marco Polo. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi vi ringrazio. L'argomento che voglio trattare è quello della nutrizione. Io me ne occupo da tanto tempo e mi interessa specialmente parlare della scienza dell'alimentazione, dimostrando quali sono le tesi, le prove che sottengono la mia tesi. Nel corso degli anni io ho imparato che la nutrizione può offrire molto di più di quello che io stesso abbia mai potuto immaginare. Quindi sono partito da un'ipotesi, e cioè la nutrizione può prevenire e trattare la malattia più efficacemente di qualunque ricetta o di qualunque farmaco o pillola. So che è una cosa forte da affermare, ma io ci credo davvero. E se è così, perché la nutrizione non viene riconosciuta come una specialità medica? Questo vale soprattutto negli Stati Uniti, ma immagino che altrettanto sia vero in Europa. Io ho iniziato la mia attività di ricerca tantissimo tempo fa, 60 anni fa, all'Università Cornell. E ho iniziato, e vi devo spiegare come, con una mia impostazione personale. Quello che mi interessava era promuovere un maggiore consumo di proteine animali come nutrizionista. Io sono nato in una fattoria, sono stato allevato in un'azienda agricola, questo è un trattore dopo la mietitura. Io ho scritto la mia tesi, quando ho studiato medicina, proprio su una più ampia diffusione delle proteine animali. E mi chiedevo come questo potesse essere fatto, di questo parlavo con i miei insegnanti. I finanziamenti per la ricerca che ho ricevuto nel corso degli anni venivano tutti dal contribuente pubblico, erano finanziamenti pubblici, sostanzialmente l'Istituto Nazionale per il Cancro, dell'NIH, l'Istituto Nazionale per la Salute. Abbiamo ricevuto dei finanziamenti anche dall'American Cancer Society e dall'American Institute for Cancer Research, l'Istituto per la Ricerca americano. Non abbiamo avuto nessun finanziamento privato dalle imprese. Questo ci ha consentito di poter oggettivamente raccogliere e analizzare i nostri dati. Perché la nutrizione è un tema che crea tanta confusione? Ci sono pareri diversi, immagino che sarete d'accordo con me. Quindi il primo interrogativo che voglio sollevare è questo: perché la nutrizione crea tanta confusione sia per gli addetti ai lavori che per i non addetti ai lavori? Dal mio punto di vista il perché si trova in questa risposta. Il finanziamento della ricerca per la nutrizione in pratica è pari a zero. Ad esempio, dei 28 istituti sanitari degli Stati Uniti che hanno finanziato la mia ricerca, di questi 28 istituti nazionali ce n'è uno che si occupa di cancro, uno del diabete, uno delle malattie cardiovascolari, ma non c'è neanche un istituto di ricerca nazionale che si occupi di nutrizione. Il che dimostra che evidentemente non è considerata una disciplina particolarmente prioritaria. E nella formazione medica, nelle università di medicina, non c'è una formazione in materia di nutrizione. Questo vale per gli Stati Uniti, immagino altrettanto valga per l'Europa. Per quanto riguarda la mia ricerca, sono partito da un punto di vista e sono arrivato alla tesi diametralmente opposta, e vi voglio spiegare questo percorso, come sono arrivato a raccogliere queste prove che adesso secondo me sono inconfutabili. Nella metà degli anni 60 nel mondo occidentale sapevamo benissimo che esisteva un deficit proteico, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, soprattutto i bambini non avevano abbastanza apporto proteico, quindi Con il mio collega ho cercato di organizzare un programma nazionale per combattere la malnutrizione infantile nelle Filippine, per fare in modo cioè che avessero un apporto di proteine adeguato come nel mondo occidentale. Questa era la priorità in quel momento. Però durante questo lavoro mi sono trovato di fronte a un'osservazione molto particolare, non comprovata né suffragata da nessuno studio. Nonostante la maggior parte dei filippini consumino meno proteine che nel mondo occidentale, le poche famiglie che consumavano più proteine, dal mio punto di vista, erano quelle nelle quali la statistica di morbidità del cancro del fegato infantile era più elevata. Un fattore strano questo. Nelle Filippine noi arriviamo per portare più proteine, ci rendiamo conto invece i dati ci dimostrano che chi assume più proteine è più propenso a contrarre il cancro. Questi sono i dati relativi all'India. Uno studio su cavie in India, dove si cercava di capire quali sono le cause del cancro al fegato negli animali e se le proteine proteggono o meno da questo cancro. I risultati, li vedete, dimostrano che gli animali che ricevevano il 20% di proteine nella loro dieta contraevano il cancro al 100%. Gli animali che ricevevano meno apporto proteico, il 5%, nessuno contraeva il cancro. Quindi questo ci evidenzia che più proteine significano più casi di cancro, un risultato drammatico, proprio il contrario di quello che io avrei pensato e di quello che pensava chi aveva inizialmente formulato questa ipotesi. Questa per me è stata un'occasione dunque per chiedermi perché i dati dello studio sono questi, dati che abbiamo avuto da questo studio sulle cavie e dalle statistiche di cui vi dicevo sui bambini. Il primo sussidio di ricerca che ho ricevuto riguardava la causa chimica del cancro al fegato e ho voluto concentrarmi sull'apporto della dieta per determinare qual è il meccanismo di questa patologia cancerogena. Quindi voglio adesso mostrarvi un piccolo campione dei risultati a titolo proprio solo esemplificativo. Qui avevamo due gruppi di animali, entrambi esposti ad una sostanza chimica cancerogena, il 20% di apporto proteico per un gruppo e il 5% per l'altro gruppo. Qui vedete che dopo le prime 12 settimane gli animali che ricevevano il 20% avevano un'evoluzione del cancro, invece nel gruppo che riceveva il 5% di proteine, nonostante fosse esposto alla stessa sostanza cancerogena, non sviluppava il cancro. Quindi bisogna cercare di capire questo nesso. Abbiamo voluto capire se era possibile cambiare l'apporto proteico della dieta, quindi abbiamo incominciato con il 20% delle proteine che faceva aumentare il cancro, siamo passati al 5% e i dati si sono abbassati, 20% di nuovo su, 5% di nuovo giù. Questo con lo strumento nutrizionale ci consentiva di seguire l'evoluzione del cancro. E secondo me questo risultato era veramente una provocazione. Lo sviluppo del cancro può essere influenzato in un senso o nell'altro con un intervento nutrizionale. Questo mi sembrava davvero straordinario e particolarmente interessante. Mi sembrava questo fatto di poter intervenire per aumentare il tumore con un apporto proteico maggiore. Questi elementi ci consentono al contrario, di dimostrare che se si interviene con un diverso apporto proteico si può ridurre la progressione del tumore. Questo è il dato scientifico che spiega questo meccanismo. Quando io mi trovo di fronte a un dato così sorprendente, devo capire come mai, qual è la causa biochimica. Normalmente in ricerca si considerano tre fasi del cancro: quella iniziale, quella della promozione e quella della progressione. E voglio adesso con voi vedere quali sono i meccanismi responsabili per l'incidenza delle proteine sul tumore. Perché così facendo io pensavo di poter risalire alla causa o al meccanismo che determina il cancro, il che ci consente di trovare eventualmente una terapia farmacologica. Quindi qual è il meccanismo? Nella prima fase dello sviluppo del cancro, nella fase iniziale, noi abbiamo analizzato diversi possibili meccanismi. In rapporto all'apporto proteico, qual è la percentuale di arrivo delle cellule nelle cellule del cancro che sviluppano poi la malattia. Abbiamo visto come il prodotto arriva ai geni e causa la mutazione genetica, che è la fase iniziale del cancro. Adesso non vi posso spiegare nel dettaglio, ma vi voglio far vedere come si può affrontare la questione in un'altra ottica. Normalmente quando inizia il cancro c'è un agente cancerogeno che entra nella cellula. All'interno della cellula viene metabolizzata da un enzima che lo converte in un prodotto eposside cancerogeno che è molto reattivo. E tramite un processo chimico questo si lega alla DNA. Questa è la normale evoluzione della prima fase, della fase iniziale di formazione del cancro. Noi vogliamo vedere queste proteine assunte tramite la dieta che impatto hanno in questo meccanismo. E qui vi mostro le diverse fasi. Innanzitutto, una dieta ad alto contenuto proteico aumenta i cancerogeni che entrano nella cellula. Il secondo aspetto, una dieta ad alto contenuto proteico aumenta gli enzimi che legano l'agente cancerogeno al DNA. Quindi c'è un fenomeno di accelerazione, si modifica poi il carattere dell'enzima che diventa più efficiente nella conversione dell'agente cancerogeno al DNA. Il terzo meccanismo possibile, con un alto apporto proteico, determina la capacità di questo agente molto reattivo di legarsi al DNA, il cDNA, che viene danneggiato, il gene viene così danneggiato. L'agente cancerogeno viene modificato, si lega al DNA e causa il danno. Questo riassume quanto vi ho appena illustrato. 4 possibili meccanismi che entrano in questa prima fase che va dall'agente cancerogeno al DNA. Normalmente in una cellula questi agenti chimici che si legano al DNA sono un fenomeno normale, ma normalmente il nostro corpo interviene per riparare questo danno. Si chiama, è un meccanismo di riparazione del DNA, che consente appunto di riparare questi danni. Quando abbiamo studiato questo meccanismo ci siamo resi conto che curiosamente un alto apporto proteico inibisce questo meccanismo, quindi questo meccanismo di difesa naturale viene modificato dalla proteina. un alto apporto proteico inibisce questo meccanismo. Uno di questi passi blocca il meccanismo correttivo naturale del DNA. Questa è la fase iniziale. Passiamo alla seconda fase. Anche qui ci sono diversi meccanismi possibili. Sulla base delle slide che vi ho dimostrato, questa seconda fase è reversibile. E fra l'altro l'idea che vi voglio trasmettere è che il cancro può essere reversibile. Quindi fase iniziale, inibizione del meccanismo correttivo di riparazione. Adesso passiamo alla fase delle prime cellule cancerogene. In questa fase normalmente l'organismo, grazie al sistema immunitario, dovrebbe poter uccidere queste cellule tramite queste cellule che sono dei killer naturali. Il nostro corpo genera queste cellule killer che devono uccidere le cellule cancerogene. Questa è la prima fase. L'alto apporto proteico inibisce anche questo meccanismo, quindi siamo a 6 meccanismi per il meccanismo di attivazione e inversione del processo cancerogeno. Avevamo visto prima 4 possibili meccanismi che riguardano la divisione cellulare, la possibilità di reattività delle cellule, e arriviamo a 10 meccanismi in tutto. Ci sono voluti 12-13 anni per portare a termine questa ricerca, e di questi 10 meccanismi che noi abbiamo studiato nessuno sembrava particolarmente responsabile per l'effetto delle proteine. Io allora non lo sapevo, non capivo quale fosse il meccanismo determinante. Ciascun meccanismo di quelli che avevamo studiato nelle due direzioni era presente in tutti i casi, e in tutti i casi l'alto apporto proteico aveva un effetto di inibizione o di accelerazione. Dal punto di vista statistico, teoricamente, c'è solo una possibilità che questo avvenga. Quindi questo per me è veramente un elemento convincente per dimostrare che l'alto apporto proteico interviene in tutti questi meccanismi di accelerazione. Questo studio col tempo è diventato ancora più fondamentale nel momento in cui abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla caseina, cioè la principale proteina del latte vaccino. Per me, che sono nato in un'azienda agricola con tante mucche, è una cosa difficile da digerire. Ma queste sono le statistiche che abbiamo raccolto, quindi io mi sono chiesto: e le altre proteine, quelle della soia o quelle del frumento, nell'apporto dietetico, che determinano il 20% dell'apporto proteico, che effetto hanno? Quindi abbiamo visto che le proteine animali avevano un effetto che è quello che ho dimostrato, le proteine di origine vegetale no. Questo è uno studio che è stato pubblicato, e lo devo dire, in una importantissima rivista scientifica, Nature, perché è ovvio che la tesi che io sostenevo era una provocazione, però è una breve lista di letteratura scientifica per chi vuole informarsi. Queste sono alcune delle pubblicazioni nella letteratura scientifica, le migliori riviste scientifiche, oltre 350 papers in tutto. E passiamo alla seconda domanda. Io ho parlato del 5% che viene bloccato e il 20% invece che attiva il cancro. Quindi la domanda che volevamo porre è questa. E il livello degli individui, cioè tra il 5 e il 20, quindi abbiamo sperimentato 4, 6%, 8% di proteine, 10%, poi 12%, 14%, fino al 20% di apporto proteico. Che cosa abbiamo visto? In tutti questi casi, anche se erano esposti ad un agente cancerogeno, non ho mai avuto il cancro, e la proteina può essere diciamo a livello del 10% e non attivare il cancro. Solo quando si andava al di là del 10% il cancro è stato attivato. Quindi ho dovuto cambiare diciamo, la mia base di ricerca. La proteina non automaticamente alimenta e crea il cancro, solo quando è in eccesso del quantitativo di cui c'è bisogno. Sappiamo che le proteine sono un elemento nutrizionale fondamentale, non saremmo in vita senza proteine, quindi le proteine sono un nutriente, un agente nutrizionale importante, ma quanto è sufficiente dobbiamo chiederci, perché se non abbiamo il sufficiente potremmo avere dei problemi o viceversa se è troppo. Ora, il consumo umano dovrebbe aggirarsi dal 10 al 25% di proteine nell'alimentazione. Quindi la maggior parte di noi, perlomeno nel mondo occidentale, noi consumiamo delle diete che hanno dei livelli proteici, diciamo, in eccesso, che creano delle difficoltà. E questo diciamo, è una curva molto interessante, cioè è tipico per vari nutrienti. Cioè, vedete un livello in cui, diciamo, va bene se è normale, il livello crea problemi invece se va al di là di certi livelli. Quindi io ho visto questa curva e ho apportato altre informazioni di cui non parlo adesso per vedere, appunto, per mostrare l'idea che le proteine non solo hanno a che vedere col cancro, ma anche con le malattie cardiovascolari, diabete e altre, in modo analogo agiscono. Cioè le proteine fino a un certo livello non causano problemi, ma quando invece vanno al di là, in un consumo eccessivo, allora lì abbiamo dei problemi di salute. Quindi bisogna porci questa domanda: come questo ha a che vedere, a che fare con quanto apporto proteico dobbiamo avere e quanto dobbiamo consumare? Il minimo, e l'abbiamo stabilito già molto tempo fa, 75-80 anni fa, la scienza l'ha stabilito e si è confermato questo. Il minimo delle proteine dovrebbe essere attorno al 5-6% di tutte le calorie del totale. Quando si è preso questo molti anni fa, si voleva naturalmente diffondere questa informazione al pubblico, proprio perché la gente assumesse sufficiente apporto proteico. E l'hanno aumentato questo livello fino a 8-9% per ottenere questo obiettivo. Quindi si tratta appunto dell'RDA, ossia della dose raccomandata di apporto. Ora, per questo tipo di curva c'è appunto un livello ideale. Abbiamo il nostro apporto proteico, ma non andiamo a quel livello che crea problemi. Purtroppo l'RDA nei paesi occidentali, negli Stati Uniti, in Europa, è attorno al 17-18%, scusate, l'apporto proteico, non quello raccomandato, è attorno al 17-18%, quindi è eccessivo rispetto all'apporto ideale. Ora, che tipo di dieta dà buoni livelli proteici senza incorrere in difficoltà e provocare problemi? Frutta, legumi, semi, frutta secca, ecco, e questo dà già tutto quello di cui c'è bisogno in termini proteine. Le piante sono sufficienti per molti anni nella preistoria. Ecco, questo era l'apporto proteico, non la carne, quindi non abbiamo bisogno di più proteine di quello che possiamo ottenere con questa fonte di proteine. Noi consumiamo più proteine fondamentalmente, soprattutto proteine diciamo che vengono appunto dalle uova, eccetera eccetera. Se però noi volessimo avere, diciamo, se noi arriviamo al 18-19%, non ci rendiamo conto conscientemente che cosa succede. Noi pensiamo che più proteine meglio è, l'abbiamo acquisito nella storia, quindi andiamo a prendere le proteine anche animali. Mettiamo di essere adesso attorno al 18-19% di apporto proteico. il livello di calorie determina quanto cibo ingeriamo. Quando iniziamo ad avere il 18-19% di proteine animali, dobbiamo ricordarci che noi stiamo diminuendo il consumo invece delle proteine vegetali notevolmente. Quindi quando noi decidiamo di consumare questi alimenti con proteine animali abbiamo due risposte. Primo, aumentiamo le possibilità di far danno, e poi togliamo la possibilità di assumere altre proteine vegetali che sono più utili. Allora, qual è il valore nutritivo del cibo con proteine vegetali o proteine animali? Ora, gli antiossidanti vengono appunto, sono legati ai vegetali, come si vede appunto, bloccano l'ossidazione in eccesso nel nostro corpo. L'eccesso di ossidazione produce dei prodotti che aumentano il cancro, le malattie vascolari, l'invecchiamento. Quindi è molto importante avere questo apporto di proteine vegetali. Carboidrati, anche questo è molto buono soprattutto per il tratto intestinale, quindi abbiamo bisogno di alto consumo di carboidrati vegetali, tutto insomma del cibo vegetale. Quindi abbiamo antiossidanti tramite questo e tutte le vitamine di cui abbiamo bisogno con questo apporto. La vitamina A per esempio può essere utilizzata con cibo animale, ma non è la vitamina effettiva, è la beta carotene che è un precursore, quello che ci dà la vitamina A. Quindi le piante, i vegetali hanno i buoni nutrienti, gli animali non hanno buoni nutrienti, a meno che abbiano, prima di essere macellati, hanno mangiato appunto delle proteine vegetali. Quindi ci sono grassi e proteine nelle proteine vegetali e animali, però soprattutto le proteine vegetali hanno queste sostanze. Poi il cibo elaborato, finito, è un altro tipo di cibo. Allora, lo zucchero, la farina raffinata, forse dell'olio, per fare appunto, non so, pasticcerie, eccetera. Tutto questo cibo che è stato lavorato ha la stessa cosa della proteina animale, vale a dire alla fine si danno queste tipo di proteine. Quindi abbiamo tre tipi di cibo, ma uno solo di questi tre tipi dà le informazioni che danno le buone risposte, le proteine vegetali. E questo ci fa dire una cosa in generale, vale a dire, dopo essere arrivato a questo punto nella mia carriera e dopo aver deciso con mio figlio, che tra l'altro è un medico negli Stati Uniti, aver deciso con lui di fare della ricerca, ci siamo resi conto a questo punto che occorreva sapere se queste informazioni si applicavano anche a altre malattie. Soprattutto volevo sapere se c'erano delle informazioni nella letteratura scientifica che, di cui non sapevamo. Immaginavo che ci fosse qualcosa, però abbiamo fatto una ricerca sistematica su tutte queste malattie qua nella lista. Ecco, abbiamo visto una dieta proteine vegetali può sospendere o quindi rallentare o curare queste malattie. Questo è stato l'interrogativo. Quindi alcune di queste malattie sono gravi, altre diciamo sono solo un po', cioè non sono gravissime, però comunque sono spiacevoli. Quindi abbiamo studiato questo interrogativo. Quindi tutta la dieta vegetale, ecco, dobbiamo considerare che il modello medico dice che dobbiamo considerare un meccanismo alla volta. Questo meccanismo molto ampio ed è molto rapido. Io vi mostro delle informazioni tra breve che indica che quando la gente inizia a mangiare in questo modo cambia immediatamente. Se questi cambiamenti di dieta sono mantenuti, non è proprio come un medicinale che si prende un giorno e l'altro giorno non si prende. Se questo viene mantenuto nel tempo, questo tipo di dieta, allora abbiamo riscontrato che ha un effetto ampio, non solo previene le malattie future, ma può persino essere utilizzato per trattare, per curare le malattie molto spesso. Quindi è notevolissima questa osservazione. E tutta la storia che vi sto raccontando, ecco, di questo di tutto quello che vi ho detto, questa è l'informazione più importante, è questo tipo di dieta vegetale che può permetterci di curare queste malattie. Ecco, questa è una prima informazione fondamentale da fornire al pubblico. Quindi, ancora come ho detto prima, la dieta vegetale non è, se non è appunto accompagnata da troppo sale, troppo zucchero, eccetera, può risolvere delle malattie. Quindi questo è fondamentale. Ecco, più ci pensate, più capite che è veramente importante come informazione, è fondamentale questa informazione. Ora, abbiamo fatto questo lavoro in laboratorio. Ora volevo capire in che modo si applicava agli esseri umani. Abbiamo avuto molti anni fa l'opportunità, 35 anni fa, di fare una ricerca sui cinesi. Negli anni 80, all'epoca, i cinesi stavano registrando i casi di cancro nel loro paese. Per ciascuna delle 2400 contee. Ora, all'epoca abbiamo stabilito appunto un contatto con Chen, un esperto cinese, per vedere in Cina, in loco, perché, non so, il cancro alla mammella è molto comune in certe zone ma non in altre. I cinesi hanno dato poi queste informazioni anche su altri tipi di cancro. Quindi abbiamo dei gruppi di malattia di cancro la cui distribuzione era diversa, non era omogenea. Quindi abbiamo deciso di fare una ricerca su più di 130 regioni e ci siamo chiesti che cosa c'è nel cibo che può causare questi tipi di malattie, questi tipi di cancro. Ebbene, posso descriverlo in molti modi, però questo è il modo più, diciamo, migliore per spiegarlo. Di tutte le malattie in Cina, e incidentalmente il governo cinese ci ha dato più informazione sulle malattie non cancerogene, altri tipi di malattie, abbiamo avuto accesso al tasso di mortalità per due tipi di malattie. Uno ha a che vedere con le zone più povere e l'altro che riguarda le regioni più ricche. Ebbene, vedete a destra della colonna è i vari tipi di cancro, diabete, malattie cardiovascolari. Sono questo tipo di malattie che erano constatate in varie regioni assieme. Lo vediamo in certe regioni, quindi ci potevamo chiedere perché? Perché così? C'è qualcosa di politico, biologico, geografico, economico? Abbiamo avuto modo di porci queste domande, quindi abbiamo avuto accesso a molte informazioni e la cosa che abbiamo constatato è che c'era un alto livello di colesterolo. Il colesterolo è un'indicazione di un rischio vascolare maggiore e anche di cancro, rischio di cancro. In Cina abbiamo comparato appunto queste contee e abbiamo visto man mano che il colesterolo aumentavano anche le malattie cancro, cardiovascolari. Quindi abbiamo stabilito la correlazione col colesterolo. Un'indicazione non è magari una causa stabilita e certa, però una correlazione per individuare appunto poi l'insorgenza di queste malattie. Quindi il colesterolo. Allora possiamo chiedere che cosa fa sì che il colesterolo aumenti? Beh, abbiamo scoperto che è legato all'assunzione di apporto vitaminico, di vitamine animale. Più grassi animali. E qua è un altro modo per misurare il rischio, il colesterolo. Quegli indicatori sono legati all'emergenza, all'insorgenza di malattie di tipo occidentale, diciamo così. Quindi, come ho detto, gli alti livelli di colesterolo sono determinati dall'alto consumo di proteine animali. Questa è un'idea che era stata per prima scoperta più di 100 anni fa. Nel 1908 e negli ultimi 15 anni sono stati stabiliti vari gruppi di ricerca in cui si vede che le proteine animali sono più importanti nell'insorgenza della malattia che non il colesterolo, ma ci siamo dimenticati di questo. Ecco, è stata la ricerca che è stata vista nel 1926, ecco, si fa riferimento all'eccesso di apporto vitaminico animale e non al colesterolo, quindi abbiamo fatto un errore negli ultimi, meno degli ultimi 100 anni, sono le proteine che aumentano i livelli di colesterolo che a loro volta sono associati con lo sviluppo di malattie cardiovascolari precoci e il cancro. Erano determinate, non la causa, quindi è un'indicazione da considerare. Poi nel 1941 si è riscontrato che la caseina, la proteina che si utilizza, era 5 volte più maggiore della proteina della soia nella sua capacità di stimolare delle malattie cardiovascolari precoci, una differenza di 5 volte tra la soia e la caseina. In altre ricerche che vi posso mostrare, sono state fatte in quell'epoca, mostravano che le proteine animali, come era stato detto 100 anni fa, aumentava i livelli di colesterolo e quindi aumentava il rischio di malattie cardiovascolari e altro tipo, il cancro e altri tipi di malattie. 75 anni fa, quindi c'è da chiedersi, ma perché abbiamo dimenticato queste cose che erano state riscontrate allora? Questa è un'altra domanda. Ora si era riscontrato qualcosa sulle proteine animali e poi è stato dimenticato. E poi in Cina un'altra cosa interessante. Ora, il colesterolo sanguigno va da 90 a 170, il loro alto è il più basso negli Stati Uniti, quindi la media è 127 in Cina, la media negli Stati Uniti è 210, più o meno analogo a quello del livello europeo. Quindi che cosa si può dire? Che i fattori che causano il colesterolo, perché aumenti nella dieta americana o occidentale in generale, è tale per cui è la stessa cosa, voglio dire, è la stessa cosa che si riscontra nella Cina, cioè sono gli stessi diciamo, attivanti, quindi in altre parole proteine animali. Ecco, questo ci ha un po' risvegliato. Ora, un mio collega, il dottor Asseter, che era anche lui all'Università di Cornell, all'epoca non ci conoscevamo, ma alla fine degli anni 80 lui ha iniziato una ricerca con un piccolo gruppo di pazienti, 18, però tutta questa gente aveva delle malattie cardiovascolari, quindi li ha messi ad una dieta con legumi, con semi, non di proteine animali. Ebbene, ha avuto 4 casi di malattie cardiovascolari. Ora, quando poi è stata cambiata appunto la dieta, senza pillole, dalle malattie 49 che erano stati registrate precedentemente, si è registrato 0. Quindi si trattava di una ricerca troppo limitata, quindi non si poteva fare delle conclusioni, trarre delle conclusioni. Quindi si è avviata una ricerca molto più grande. 160 pazienti, sono andati a vedere appunto il mio collega, quindi in una sessione di 5 ore li ha, diciamo, iscritti, ha parlato appunto con questa gente, con la famiglia, e allora ha spiegato loro come bisogna mangiare. Ebbene, vediamo che cosa succede dopo questa dieta. Solo una volta si è incontrato con questi pazienti e tra 2 o 7 anni più tardi li ha chiamati, ha detto: come va? Ebbene, gli hanno detto se si erano attenuti a questa dieta. L'89% di coloro che hanno detto che si sono attenuti a questa dieta, l'89%, impressionante, certo vogliono attenersi a questa dieta perché erano a rischio di malattie cardiovascolari. Ebbene, dicevo, l'89% di questa gente che hanno continuato a mantenere questa dieta, meno dell'1% ha avuto un'altra malattia cardiovascolare a 2-7 anni dopo. Quindi un mio amico l'ho inviato appunto a questo collega, e del resto ha avuto questo attacco cardiaco proprio perché non si è attenuto a questa dieta. Coloro che appunto non si sono a questa dieta, ebbene il 62% hanno avuto un altro attacco cardiaco o sono morti. Quindi ancora una volta, con uno studio più ampio, questo effetto della dieta, appunto proteine vegetali, ha avuto un effetto considerevole nel trattare queste malattie, anzi non solo non trattare ma curare proprio. Mio figlio, che si è occupato appunto di questa ricerca, come parte appunto di questa ricerca ha scelto appunto un gruppo di persone e li ha nutriti per 10 giorni. Ecco, certo non è stato pubblicato, è solo un campione, però il primo gruppo è stato un gruppo di 16 pazienti. Quello che succede, l'ha fatto in molte occasioni, altri colleghi hanno fatto la stessa cosa. Allora si prende un gruppo di persone, si prende il sangue, si dà appunto un certo cibo e poi si misura. Hanno perso 10 pounds, colesterolo, tutto a tutto livello, quello buono, quello tutto è diminuito solo in 10 giorni. Poi c'è un altro indicatore del profilo lipidico. Ecco, vedete appunto che calo ha avuto. Si tratta quindi degli effetti notevoli in pochissimo tempo, e questo è parte di quello che succede a questa gente che non hanno più delle malattie cardiovascolari, quindi in poco tempo. In termini di lungo termine, ora sappiamo che se raffrontiamo i paesi e le diete con alto apporto animale, ebbene si vede un rischio maggiore di cancro alla malpella. Quindi 10 giorni l'effetto immediato, e poi a lungo termine gli effetti, diciamo, su una vita. In tutti i casi la dieta animale è associata di proteine animali associate con maggior rischio di malattie. Quindi in tutti, diciamo, i contesti, sia a breve termine, a lungo termine, a medio termine, sempre c'è un rischio maggiore. Ora ritorniamo a quello che dicevo prima, perché non l'abbiamo sentito prima tutto questa serie di informazioni. Noi nella medicina ci eravamo troppo concentrati nel esaminare una sostanza chimica alla volta. Volevamo vedere qual era il meccanismo, e io non sono riuscito a determinare un meccanismo perché non c'era una cosa di questo tipo. Noi lo facciamo quando dobbiamo fabbricare una droga, così una medicinale. Questo, diciamo, è il modo in cui agisce l'industria farmaceutica. Ma quando facciamo questo tipo di cosa, noi facciamo appunto un medicinale per una malattia, ma la dieta invece è fondamentale. Noi nella ricerca pensiamo sempre una cosa alla volta, e per questo poi facciamo dei medicinali. Noi diciamo quante proteine di cui abbiamo bisogno, eccetera eccetera. Quindi se si fa questo tipo di esame individuale, noi agiamo, non vediamo tutto l'insieme, quindi anche le etichettature vengono fatte in questo modo. La qualità dei cibi viene definita in base al numero dei nutrienti, e noi sottolineiamo l'uso di nutrienti singoli, e noi presumiamo che se questi nutrienti sono buoni, tutto va bene, alto, basso, va bene. Noi abbiamo fatto delle sperimentazioni negli ultimi 30 anni e fondamentalmente, purtroppo, i risultati non sono buoni. Cioè, nonostante tutte le ricerche che sono state fatte sui micronutrienti, noi comunque in molti casi abbiamo constatato che non funziona, anzi il rischio si aumenta. La vitamina A, per esempio, aumenta i rischi, vitamina D, calcio, aumentano il rischio di malattie cardiovascolari, la vitamina E, cancro della prostata del 17%, eccetera, eccetera, giusto per darvi un'idea. Ecco, quello che intendo dire è che quando utilizziamo dei supplementi nutrizionali per ottenere quello che sto spiegando qua non funziona, c'è qualcos'altro. Mettere dei complementi nutrizionali diverso che non assumerlo nel cibo. E poi c'è stato uno studio congiunto con negli anni 90 con degli americani e dei finlandesi che ben spiega questo. All'epoca noi sapevamo che i fumatori, che poi hanno il cancro al polmone perché c'è stata molta ossidazione, noi all'epoca sapevamo che se potevamo avere qualcosa per bloccare l'ossidazione si poteva ridurre il cancro. E poi un team di Medicare, ecco, ha visto tramite vari studi che se si raffrontano appunto dei fumatori, meno ossidazione c'è e meno rischio c'è. Quindi questa ricerca è stata fatta per mettere appunto beta-carotene. Ora 29.000 fumatori sono stati studiati e gli sono stati dati del beta-carotene. Poi si è visto cosa è successo nel tempo. Ebbene, il beta-carotene nel cibo entra nel sangue e quindi diminuisce il rischio del cancro. Ora, quindi il beta-carotene aumenta nel cibo, diminuisce il rischio del cancro, quindi molto interessante e significativo. Però il beta-carotene in complemento alimentare ha aumentato il cancro, quindi l'opposto, quindi non vanno bene quindi questi complementi alimentari a fronte invece di quello che viene assunto tramite il cibo. Quindi, per quanto ci sia, diciamo, confusione nella prassi medica o in Occidente, noi ci concentriamo troppo sugli avvenimenti individuali, fuori contesto. Riduzionismo io lo chiamo, non è che l'ho usato io questa parola, da tempo la si usa nella scienza, si concentra nei nutrienti individuali, nei meccanismi individuali. Come ho detto, cioè scopro che non c'è solo un meccanismo unico, magari possiamo fermare un meccanismo, può sembrare che abbiamo un risultato, ma la natura è molto più potente perché ci sono tanti meccanismi in gioco e quindi dobbiamo considerarli nel contesto. Quindi invece del riduzionismo che è tipico nell'ambito dei circoli medici e nutrizionali, che cosa possiamo fare? Qual è l'opposto? È l'opposto, non riduzionismo, ma il completismo, che dire, cioè l'insieme. Io direi di esaminare per esempio le cellule. Ecco, questo è un quadro in cui si vede appunto la cellula. Questa è l'unità fondamentale del corpo. È come un universo in termini di complessità, in termini del numero infinito di meccanismi che funzionano in questa cellula. Abbiamo tra 10 e 100.000 trilioni di cellule nel corpo, non possiamo neppure immaginare il numero. Ogni cellula non visibile può essere, cioè è minuscola, 3 trilioni di cellule, non riusciamo neanche a vederla con i nostri strumenti quasi, però c'è un mondo in questo, c'è un universo di reazioni in questa cellula che neanche vediamo, quindi un infinito numero di reazioni. Ora, quando facevo appunto la chimica, mi ricordo che eravamo affascinati dall'idea che potessimo parlare di metabolismo, parlavamo appunto dello zucchero, e poi che veniva convertito fino, diciamo, ai corridoi, e poi si arriva al glicogene, poi alla seconda fase, un altro tipo di ciclo. Ecco, che cosa succede qua? I carboidrati hanno un substrato e qua ci sono le varie fasi, quindi Quello che è interessante, chi fa biochimica sa, cioè all'epoca metteva appunto delle tabelle e vedeva appunto delle reazioni che avvenivano. Ora invece vediamo che tutte queste reazioni, molte di queste reazioni che sono state scoperte, ecco, come possiamo collegare queste reazioni ad una malattia? Come possiamo creare considerare un unico meccanismo e capire le conseguenze profondamente? Quindi questo è il mio concetto di universalismo, non riduzionismo, e questo è quello che vi presento. L'idea olistica non è solo in una cellula, ma in colonie di cellule, in organi, tra di noi, a molti livelli, e non sembriamo capire questo concetto perché non capiamo bene la nutrizione. Noi pensiamo ad una cosa alla volta, ma questo è il pensiero, diciamo, dell'industria farmaceutica, delle grandi corporazioni. Ecco, è peggio negli Stati Uniti, ma anche altrove. Abbiamo il costo dei medicinali più elevato nel mondo, 2 o 3 volte più alto rispetto ai paesi europei, quindi spendiamo molti soldi per le cure sanitarie e medicinali. Anche nell'uso dei medicinali siamo in testa, quindi iniziate a capire il problema. In questo modo, se noi continuiamo ad alimentarci così, possiamo, così come ho detto, noi possiamo tagliare i costi del 70 e l'80%, i costi appunto dei medicinali e cure sanitarie, semplicemente con il cibo. Poi mangiare il cibo sbagliato, ecco, si creano appunto dei rischi maggiori. Quindi, e questo naturalmente significa anche avere tutta una serie di impatti ambientali. Tutto questo perché non si capisce la nutrizione. Noi vogliamo appunto sostenere le nostre idee, continuare su questa strada, ma io credo invece che dovremmo seguire un'altra strada. Dobbiamo far sì che si smetta di utilizzare male le informazioni. Adesso non voglio parlare di corruzione, una grossa parola, ma senz'altro c'è questa tendenza. E poi non cambiare la nutrizione, non capirla, crea un grosso danno. Il degrado ambientale è il danno maggiore. Ora, l'organizzazione dell'ONU che si occupa appunto di nutrizione sa di queste cose. Il cibo che scegliamo è il fattore fondamentale, più importante, che ha a che vedere con il cambiamento climatico, la perdita di terreno, il riscaldamento climatico. Ecco, il cibo che scegliamo di mangiare è più importante di qualsiasi, diciamo, contributo al cambiamento climatico che può venire dal trasporto o da altro. Quindi i dati che abbiamo ci permettono di affrontare questo problema. Quindi tanti esperti, l'ONU, la Banca Mondiale, ecco, tutti sanno che la questione fondamentale è cambiare il cibo che assumiamo, perché questo ha anche poi un impatto sull'ambiente. Quindi qualche osservazione di riepilogo. Il cancro può essere bloccato e curato tramite una dieta a basso consumo di proteine animali. E ci sono dei risultati anche in un paio di settimane per il diabete, un paio di settimane, che può avere un effetto notevole cambiando la propria dieta. Io posso dire che tutta questa evoluzione biologica si inizia con i geni, anche se però ci concentriamo sui geni. Ecco, devo dire che la maggior parte dei casi non sono i geni che causano la malattia, ma l'espressione di questi geni, vale a dire l'assunzione di cibo, quindi la dieta. la dieta, quindi può modificare il comportamento dei geni e avere un buon comportamento o meno. Quindi l'attuale etichettatura del sistema di dare informazioni sui nutrienti non è buona, quindi soprattutto per quanto riguarda le industrie farmaceutiche, ecco, loro si concentrano su una malattia e trovano appunto, cercano un meccanismo, ma non è questa la strada. Noi dobbiamo studiare i vari meccanismi nel contesto e non un meccanismo. Questa sembra buona scienza, ma non lo è e può portare solo a degli effetti secondari. Quindi questa terapia che viene prevista dalle industrie farmaceutiche non è quella giusta, non è la strada giusta, ma è la dieta la strada giusta. Quindi l'uso eccessivo di medicinali non è una buona cosa. La terapia genetica non è una panacea per il controllo delle malattie, la nutrizione, la prevenzione delle sostanze chimiche non è la strada giusta, non è una buona parola, perché questo ha portato a tutta una serie di complementi nutrizionali che non vanno. Quindi un'idea che sembra così rivoluzionaria, possiamo veramente fare molto. La gente non può sostenere che ha altre prove che ci spingono su un'altra strada. Questa è la strada. Quindi, secondo me, c'è qualcosa nel passato che avremmo dovuto seguire. Aristotele ha detto il contesto, cioè l'insieme è più importante di ciascuna sua componente. Questo è fondamentale come concetto. Le cose che lavorano assieme producono molto di più che non quello che producono le entità individuali. Aristotele, scusate, ne sapeva qualcosa. Quindi che il cibo nostro costituisca la vera medicina e non le medicine prodotte. Un'idea grande, fondamentale, che ci siamo dimenticati. Ora abbiamo questo concetto olistico, abbiamo dimostrazioni di quello che può succedere, possiamo agire nel modo più semplice possibile, col cibo, capendo la nutrizione. Vedete qual è il problema? Neanche nei circoli medici lo si capiva questo, quindi dobbiamo trovare modalità per diffondere queste conoscenze al pubblico, perché il pubblico sappia di queste informazioni e perché possa fare le scelte giuste sulla base di queste conoscenze. Nel 2013 ho pubblicato un libro, dico tutto questo. Una delle cose in cui dico è che noi abbiamo innanzitutto un corso online a Cornell, diamo poi dei credits, cioè della formazione medica. Ecco, che cosa facciamo in altre parole? Cerchiamo di dare quelle conoscenze scientifiche fondamentali sulla nutrizione per i medici. E poi noto con piacere che vari gruppi iniziano ad occuparsi di questo. La vostra organizzazione, Be4Eat, è una di queste organizzazioni. Quindi quello che posso dire ora è che indipendentemente da qualsiasi dispositivo si utilizzi, comunque dobbiamo diffondere queste informazioni tramite la formazione. Lo studio cinese di cui ho parlato appunto conferma tutto questo, quindi grazie per la vostra attenzione. Thank you so much. Ringrazio anch'io il professor Campbell per gli utili spunti e ringrazio anche Nicla. Tra l'altro il professor Campbell con noi questa mattina ha avuto la possibilità di confrontarsi con il commissario alla salute e alla sicurezza alimentare Andriukaitis. E il dibattito è stato, diciamo, interessante rispetto a quello a cui siamo abituati. Io Prima di lasciare spazio alle domande, vorrei sottolineare l'importanza di un approccio che sia globale. Il professor Campbell lo ha diciamo, messo addosso a quello che è uno studio scientifico delle malattie, delle ingerenze che le varie sostanze possono avere l'una con l'altra, ma lo stesso approccio è da utilizzare dal mio punto di vista anche a livello politico. Non possiamo aspettarci un cambiamento reale se è solo una parte della società a cambiare. Sicuramente questo può essere di aiuto, può essere una spinta, ma nel complesso bisogna arrivare a un cambiamento globale e quindi, come è già stato detto, è importante che ognuno di noi al proprio livello istituzionale o nella propria vita quotidiana faccia delle scelte, faccia delle azioni che possano in qualche modo essere anche d'esempio per gli altri e quindi aiutare il cambiamento complessivo. Detto questo, lascerei spazio alle domande, abbiamo all'incirca una mezz'ora e per praticità raccoglierei 2 o 3 domande prima, dopodiché diamo spazio alle risposte. Chiedevo la cortesia magari a chi fa la domanda anche di presentarsi così da inserirsi nel contesto. Sì, buongiorno, sono Giuseppe Alberghini da Verona. Salve professore, buongiorno. Volevo fare una domanda di questo tipo. Volevo avere una sua opinione sull'uso della vitamina C come possibile terapia antitumorale, dato che il dottor Linus Pauling fin dagli anni 70 sosteneva che alte dosi di acido ascorbico sono in grado di prevenire o addirittura di trattare molti tipi di tumore. Grazie. Grazie per questa domanda. Io ho conosciuto di persona il dottor Linus Pauling e ci aveva presentato la sua tesi, la sua ipotesi. All'epoca qualcuno aveva detto sì, è vero, la vitamina C può ridurre il cancro, però gli studi a più lunga durata non hanno suffragato questa tesi. Certe volte si evidenziano dei risultati a breve termine che richiamano l'attenzione ed è vero che nelle fasi iniziali la vitamina C può avere un effetto, però quando ho detto la vitamina C ha un senso utilizzata in un contesto, però non abbiamo delle prove di più lungo termine di una potenziale antitumorale della vitamina C. Vai. Ah. Daniele Gazzo da Venezia. Io volevo chiedere un attimo una cosa ai due, a Zullo e a suo collega a fianco. Naturalmente sappiamo che la gente per fare dei cambiamenti deve essere informata, quindi io volevo chiedervi, voi non avete pensato a fare dei programmi per le scuole, fin da bambini venire abituati a concetti di nutraceutica, a concetti di ambientalismo, a concetti di salute alimentare. Questo. Raccogliamo un po' di domande e poi rispondiamo a tutti. Sì, grazie. Massimo Bonucci, presidente Artoi. Intanto ringrazio Campbell per aver posto il problema alimentare come base per le diverse malattie e ha posto anche in particolare sul problema della neoplasia. e fra l'altro oggi dobbiamo considerare la nutrizione come base per il trattamento e fra l'altro adesso no, secondo me non è più possibile dire a un paziente mangia quello che vuoi, perché visto anche i dati secondo me è veramente importante cominciare a dire la base per il trattamento antiblastico, per la chemioterapia è anche la nutrizione. Una domanda un po' specifica ma mi serve per poi fare un'altra domanda ancora. Siccome lei ha detto che il 20% un aumento del 20% delle proteine, soprattutto quelle animali, danno lo switch per l'aumento della proliferazione, la domanda è perché poi invece secondo lei il concetto delle proteine vegetali non lo danno? Da questo punto di vista, qual è la differenza sostanziale fra un uso in qualche modo delle proteine animali e delle proteine vegetali nella stessa quantità? Sostanzialmente risulta, cioè noi abbiamo fatto una ricerca sperimentale per cercare di capire il meccanismo, non per concentrarci sul tipo di proteine. Questa è la riflessione che abbiamo fatto successivamente, direi. Ma le proteine vegetali non funzionano perché praticamente sempre hanno due aminoacidi più bassi, quindi non sono complete, mentre invece le proteine animali sono molto più simili alle proteine umane, perché anche l'uomo è un animale, quindi se consumiamo proteine animali abbiamo un profilo di un certo tipo. Quindi il punto primo è che abbiamo visto questa fluttuazione nel ciclo. In secondo luogo, le proteine animali hanno dei determinati aminoacidi, immagino che lei sappia quali, che una volta metabolizzati creano un ferro e quindi le proteine animali creano un'acidosi metabolica. Questa è la prima cosa, che non è un fatto positivo. L'acidosi metabolica può determinare l'osteoporosi, tutta una serie di altre patologie. Quindi ci sono una serie di elementi che non sono dimostrati definitivamente, non credo che ci sia una spiegazione, è una totalità di effetti. Però, per rispondere ancora alla sua domanda, è possibile aumentare le proteine vegetali fino ad arrivare al 18 al 20% e a quel punto si produce un effetto o no? La risposta è no. Non perché le proteine sono di natura diversa quelle vegetali, ma perché se c'è un consumo maggiore di proteine vegetali riusciamo a creare una serie di altri acidi, questo è un fenomeno naturale che è benefico, quindi in un qualche modo noi riusciamo a controllare quello che teoricamente potrebbe essere difficile da pensare. Può essere legato al problema dell'infiammazione? Le proteine animali danno molta più infiammazione e la seconda è che potrebbe dare anche legato all'IGF-1, quindi aumenta dell'insulinemia, tutto il resto che sono legate allo studio delle proteine animali e non quelle vegetali. Yeah, if you noticed... Sì. In una delle mie slide abbiamo in effetti misurato l'IGF, questo è uno dei meccanismi che veniva attivato, forse era una delle prime, è uno studio che abbiamo fatto oltre 25 anni fa e in termini di informazione sì, l'infiammazione e in effetti è una proprietà, è un elemento importante nello studio delle cellule, perché in effetti crea un eccesso di infiammazione, un consumo più elevato. Buongiorno, Raffaella Ciacchi da Trieste. Desideravo chiederle, l'elevato apporto proteico può portare conseguentemente in età adulta allo scaturirsi di malattie autoimmuni, in particolare la spondilite? tramandata geneticamente con l'HLA-B27 da uno da entrambi i genitori o eventualmente da parentele di nonni. Grazie. Yeah, we don't have enough. Non abbiamo informazioni sufficienti per fare un'affermazione che sia definitiva, però in effetti abbiamo degli elementi che portano in questa direzione per le malattie autoimmuni, come la sclerosi multipla, come l'artrite reumatoide, il diabete di tipo 2. Abbiamo delle prove per tutte queste patologie che dimostrano che ci può essere, con un intervento alimentare, l'inversione della malattia. Mi interessa particolarmente la sclerosi multipla, che durante la mia carriera avevo pensato fosse una malattia progressiva. Non si è discusso della possibilità che la dieta possa avere un impatto sulla sclerosi multipla. In realtà, quando si analizzano i dati con attenzione, c'è stato uno studio di lungo termine proprio su questo, e questo ricercatore ha raccolto dei dati veramente eloquenti che dimostrano che la dieta può controllare la progressione della sclerosi multipla. E mano a mano che si raccolgono i dati, ho avuto almeno una quindicina di persone, di pazienti affetti da sclerosi multipla, che mi hanno detto che in alcuni casi c'è stata un'interruzione della malattia, in alcuni casi addirittura una reversione. Purtroppo la ricerca scientifica non ne ha tenuto sufficientemente conto, ma io sono davvero persuaso che ci sia un'incidenza per le malattie autoimmuni. È vero che non abbiamo tutti i dati scientifici, però c'è una letteratura scientifica eloquente. Forse ci sono meccanismi diversi che devono essere studiati per le singole malattie autoimmuni, però è per questo che io parlo di un approccio globale. C'è un effetto della natura, c'è una reazione naturale. La posizione di partenza dell'organismo, dal mio punto di vista, è propensa a creare benessere e salute. Quello che noi dobbiamo fare è dare le risorse all'organismo perché possa mantenere questo stato di salute, e l'approccio di un'alimentazione vegetale integrale è volto proprio a questo. Nel mondo scientifico forse noi ci siamo concentrati in modo troppo riduttivo su alcuni aspetti, abbiamo perso la panoramica, anche dal punto di vista della raccolta degli elementi e dei dati e della loro interpretazione. Buongiorno, Boldarei Nadia da Pordenone. Io vorrei portare un attimino la mia esperienza brevemente. In seguito a una grave problematica con la quale è nata mia figlia, aveva una grave alterazione del sistema immunitario, le normali medicine non hanno funzionato, io ho provato con l'alimentazione biologica e mia figlia è guarita. Da lì ho cominciato a studiare. Ho studiato la macrobiotica, gruppo sanguigno, sto studiando medicina tradizionale cinese e ho potuto osservare adesso ultimamente che il cibo non è solo analisi chimica, cioè vitamine, proteine, sali minerali, ma il cibo ha un'energia misurabile tramite la radioestesia e ha delle frequenze elettromagnetiche. Lei è a conoscenza di queste cose? Lei cosa ne pensa? Well, of course there are many... Evidentemente ci sono tante cose che ancora non sappiamo, che dobbiamo scoprire. La composizione chimica però già ci dà una buona indicazione del comportamento di un alimento. D'altro canto sappiamo anche dalla medicina tradizionale che chi assume un farmaco comunque sviluppa un effetto placebo. È una cosa della nostra coscienza. Se ci convinciamo che qualcosa ci fa bene, ne abbiamo comunque un effetto placebo positivo. Queste forze di cui lei parlava, elettromagnetiche, ormonali, chi lo sa? Però sono certo Sono sicuramente una persona molto aperta, io non conosco le proprietà elettromagnetiche degli alimenti per quanto riguarda l'eventuale controllo delle patologie, ne ho sentito parlare, però non è una materia che conosco. Prima della prossima domanda rispondo un attimo al ragazzo per non lasciarlo in sospeso, che chiedeva appunto sulla necessità di fare informazione per cambiare. Assolutamente sì, e credo che ognuno di noi all'interno delle istituzioni lo faccia nel modo con gli strumenti che ha a disposizione, eventi come questo per esempio, piuttosto che ogni volta che si parla di provvedimenti, si assumono provvedimenti che vanno in quella direzione, è sempre più necessario essere attenti affinché, come è stato detto anche oggi, poi la corretta informazione venga fatta, perché sì, fare informazione, ma dobbiamo mettere gli elementi giusti da veicolare, e questo lo dobbiamo fare a tutti i livelli. Quindi ti posso dire che a livello europeo sono stato da poco relatore in un report per un programma di educazione alimentare all'interno delle scuole che ad oggi parla ancora di frutta, verdura e latte, però diciamo che quantomeno l'attenzione inizia a essere messa all'interno di questi provvedimenti, e ognuno però dovrà fare, l'istruzione è una materia di competenza nazionale, quindi per portare questo tipo di materia all'interno dei programmi scolastici bisogna agire lì. Io personalmente, così come si fa educazione fisica, si fa educazione civica, io metterei a qualche ora a settimana di educazione alimentare per i figli ma anche per i genitori, perché non possiamo avere la pretesa che ognuno a sé abbandonato a se stesso poi faccia con facilità le scelte giuste. Poi tra l'altro so che anche Be4Eat sta lavorando su questo fronte, e lascio la parola a Nicla. Sì, grazie. Sì, come Be4Eat, come movimento Be4Eat siamo partiti in Italia per iniziare a creare questa base di informazione nelle scuole. Si parla di comprensivi, per cui vanno dall'asilo, alle elementari, alle medie, questa è l'azione, e ci stiamo organizzando per riuscire ad entrare. Siamo già partiti, ovviamente sono tutti movimenti che devono partire sempre dal basso. Sperare che siano la parte istituzionale, o quantomeno magari di dirigenza, che ci chiede di fare queste ore è ancora difficile, però in realtà non è impossibile riuscire a entrare nelle scuole portando i messaggi corretti. Quello che si è sentito oggi può tranquillamente entrare all'interno delle scuole. In realtà troviamo forse i ragazzi a volte più preparati di noi quando entriamo, perché è un argomento che interessa molto alla popolazione e sulla quale però non si trovano i movimenti, le informazioni, le possibilità reali e concrete di poi metterlo in pratica, quello che si sente e si orecchia. Per cui questo è qualcosa su cui stiamo molto puntando. In realtà chiediamo collaborazione, perché tutto parte tendenzialmente da insegnanti che vogliono portare avanti questo concetto, cercare di far capire queste cose, e come Be4Eat con volontari, con nutrizionisti, con medici si entra nelle scuole e si spiega quello che si può spiegare con un messaggio corretto. Quindi è anche un invito all'adesione a queste cose. Come sempre parte dal basso, ma poi il messaggio arriva. Volevo solamente sottolineare per esempio che come Artoi abbiamo fatto uno studio su 3.000 bambini in due villaggi, come si dice, vicino a Roma, e abbiamo notato con la scuola, quindi bambini di 7-13 anni, dove in effetti abbiamo tirato fuori un dato che abbiamo presentato poi ad un congresso in cui l'obesità era al 29,4%. Stiamo rifacendo un recall di quello studio e abbiamo visto che facendo un campione questo dato è sceso del 10-15% solamente avendo fatto informazione. Quindi è questa la cosa importante, come diceva giustamente anche l'onorevole, dover fare informazione giusta, andando lì, portando dei dati, facendo vedere però che in effetti il cambiamento solo esclusivamente di un'informazione, perché lì ancora non siamo riusciti ad entrare nella scuola, ma l'informazione, il bambino che prima prendeva la pizza è venuto con la frutta, quindi pian piano bisogna cominciare a fare anche questo. Vogliamo anche chiaramente da parte delle istituzioni un aiuto, perché poi in effetti questo deve essere un cambiamento che parte dal basso ma deve arrivare sicuramente molto più in alto. Sono Stefano Magno da Roma e diciamo nella mia volevo non più che fare una domanda. Scusami un attimo Stefano, sì. Visto che il tempo si sta concludendo, allora tu Stefano, poi c'è il signore qui, la signora, il ragazzo e l'altro ragazzo. Ok, poi facciamo tutte le domande assieme così poi... Sarò breve e non è esattamente una domanda ma una riflessione diciamo da sottoporre al gruppo. Da oncologo la mia esperienza è che sicuramente la rivoluzione parte dal basso, su questo non c'è dubbio, anche perché formando medici, se siamo bravi a farlo nei prossimi corsi di laurea, avremo dei risultati fra 20 o 30 anni ed è troppo in là. Però voglio dire, questo cambio culturale non dipende soltanto, anche se la base è da una corretta informazione, quindi innanzitutto la consapevolezza, ma ci vuole anche qualcosa che ha a che fare con la motivazione, perché il cibo è anche un qualcosa di emotivo, lo sappiamo tutti, quanto è difficile per esempio convincere una persona che magari ha un tumore del seno ormonosensibile ad abbandonare il latte perché può avere delle ripercussioni. Ora tutto questo deve essere affrontato anche da un punto di vista emotivo. Io penso che una persona che ha affrontato il problema o sta affrontando il problema del tumore sia un ottimo momento nella propria vita, proprio per il trauma emotivo che si porta dietro, di farsi a quel punto portavoce di un cambio culturale, mentale nell'alimentazione. Voglio dire che in questo senso, in questa rivoluzione, un ruolo fondamentale potrebbero averlo le associazioni di pazienti oncologici. Sì. Allora, sono Olimpio Zanchetta, meetup 5 Stelle di Treviso e faccio un po' diciamo la domanda dell'avvocato del diavolo, un po'. Sapendo che nei tempi lunghi l'evoluzione umana, la selezione della specie umana comprende anche periodi di grande difficoltà alimentare, nel reperire cibo, le grandi migrazioni e quindi periodi in cui l'uomo è stato onnivoro anche per necessità, ha mangiato qualsiasi cosa pur di sopravvivere e poi di vivere proprio per questo motivo con una grande concentrazione sulla necessità alimentare. E poi gestire questa questione alimentare all'interno di tutte le altre voci, parlo di migliaia di anni fa il branco e poi si sono formate le società, tutto questo sicuramente incide sull'alimentazione umana e sicuramente non può non aver provocato qualche dubbio magari anche nella sua ricerca, nel suo pensiero sul come mai poi alla fine da sempre si mangia, da molto tempo insomma, da sempre si mangia l'uomo mangia carne, da molto tempo l'uomo mangia prodotti derivati dal latte animale, cioè, e quindi per arrivare alla fine capire cosa ne pensa lei in merito a questa evoluzione nei tempi lunghi che poi è anche difficile, probabilmente è difficile da debellare, o questo è il mio pensiero, tenendo conto che oggi ovviamente c'è un sovrappiù che forse è la causa primaria che porta a tutte queste malattie, un sovrappiù alimentare. Ovviamente questa è un'osservazione molto importante, pertinente. Siamo assolutamente consapevoli che i cambiamenti culturali hanno bisogno di tempo, anche per quanto riguarda l'impatto sulle progressioni delle malattie, ma abbiamo degli studi che dimostrano che quando ci si sposta da un paese che ha un rischio maggiore a un rischio minore, le informazioni che abbiamo sono molto significative per quanto riguarda questi spostamenti da livelli di rischio diversi. Noi pensiamo a un meccanismo di adattamento. Per molto tempo si può avere un'alimentazione sbagliata, anche per migliaia di anni, e ci si abitua, ci si adatta. Sappiamo che questo è un meccanismo reale, ma anche chi sembra avere una preferenza netta, anche per motivi culturali, di seguire questi modelli, comunque anche chi è in questo contesto culturale, poi quando cambia alimentazione ha degli effetti positivi. Nel corso della mia carriera e della mia analisi ho visto che comunque c'è chi è disponibile a fare dei cambiamenti grossi per rivoluzionare la propria vita, altri meno perché si sono adeguati o adattati. Ecco perché io dico questo è l'obiettivo che si applica a tutti, a prescindere dal background culturale, e poi ognuno può fare la propria strada per arrivare in quell'obiettivo senza porsi in modo dogmatico dicendo che questa è la ricetta al 100% che vale per tutti in qualunque situazione. Quello che è vero è che se consideriamo persone che vengono da condizioni diverse, comunque chiunque con il suo background, se cambia alimentazione, produce degli effetti positivi. Questo lo abbiamo visto. Sì, e il paragone tipico è quello dell'eschimese, no? Che vive in un territorio privo di vegetazione, pressoché privo, una volta, adesso magari meno, però... Yeah, that was... Sì, questi sono dati raccolti negli anni 20 e 30. Da allora alcuni dei miei colleghi hanno dimostrato che con dei dati migliori i problemi di fatto non sono molto diversi da quelli di altri gruppi di popolazione. C'è un altro gruppo di cui si parla, i Masai in Africa, che si dice non abbiano problemi, ma questa è una storia che si raccontava negli anni 50 e 60. Io ho avuto un primo studente Masai a Cornell che si è laureato e poi è tornato in Africa e fa il medico, e risulta che la loro alimentazione non è così monotematica, si basa anche su tutta una serie di tuberi e quindi hanno un basso rischio di cardiovascolare. E poi c'è stato uno studio che riguardava di fatto soltanto degli anziani che erano poi deceduti per degli infortuni, e poi facendo lo studio ci si è resi conto che avevano delle malattie cardiovascolari, semplicemente che non si erano manifestate perché queste sono popolazioni che sono molto, hanno uno stato fisico ottimo perché marciano per distanze lunghissime, quindi erano apparentemente in buono stato di salute, diciamo. Vi chiedo la cortesia le ultime tre domande, la signora, il signore e il ragazzo lì in fondo. E poi ci avviamo alla chiusura perché ci chiudono la sala, quindi siamo obbligati. Allora io ho una domanda per il professor Campbell, un chiarimento riguardo soprattutto all'olio e a questo divieto dell'olio. Occupandomi di membrane cellulari e studiandole da un po' di anni, vorrei capire quale tipo di olio e soprattutto, siccome la bontà del nostro olio mediterraneo, il nostro olio d'oliva, un vero olio extravergine d'oliva, non è solo un buon condimento ma diventa fondamentale proprio per la struttura delle nostre membrane cellulari. Quindi un chiarimento sulle indicazioni date sulla no olio che ho visto. Yeah. La mia risposta è purtroppo piuttosto complicata. Ci sono vari tipi di olio, i monosaturi, l'olio d'oliva è un tipo, poi ci sono quelli saturi, i grassi saturi, i grassi insaturi, e tutti hanno delle proprietà diverse, queste tre categorie. E poi bisogna fare una distinzione tra l'olio aggiunto raffinato rispetto all'olio che è già presente nell'alimento integrale. Questa è un'altra distinzione, quindi bisogna tenere conto di tutti questi elementi. Negli Stati Uniti il problema c'è, è piuttosto serio, perché la gran parte degli oli omega 6 hanno un forte potere infiammatorio. I grassi saturi non sono pericolosi come quelli polinsaturi, però sono una percentuale elevata. I monosaturi, quello di oliva per esempio, ebbene ci dicono che l'olio d'oliva in questo senso non è così male come gli altri tipi di grassi, ma in una conferenza ho sentito che si cercava di determinare, l'Università di Harvard all'inizio degli anni 90, si sono fatti degli studi, dei raffronti. Il cancro del colon e il tumore del seno sono minori nei paesi mediterranei, probabilmente anche per l'olio, però i livelli non sono bassi come quelli che riscontriamo in Cina, dove il consumo di olio è molto basso, però ci sono tutta una serie di fattori diversi. In un recente studio in Spagna, che forse lei conosce, si faceva un raffronto su un periodo, su un gruppo ampio, per un periodo piuttosto lungo, persone con una dieta mediterranea, e si è visto una riduzione che non era statisticamente rilevante, ma che però c'era per chi consumava l'olio d'oliva. Comunque questa riduzione non è equivalente a quella che vediamo in altri paesi dove non si consumano olio, come per esempio in Cina. Quindi bisogna sicuramente studiare di più. Io non sono convinto, lo so che molti di voi potrebbero non essere d'accordo, però io non voglio dire che l'olio necessariamente contribuisca alla salute, minimizza i problemi di salute, in alcuni casi può creare dei problemi di salute rispetto ai grassi insaturi, ad esempio, però diciamo è un tema che va approfondito davvero. Che si tratti di olio d'oliva o di olio di colza o di altri tipi, alla fine noi siamo dipendenti dall'olio, siamo dipendenti da questo tipo di grassi. Quindi è qualcosa a cui teniamo, che vogliamo consumare, però negli studi vediamo che chi abbandona l'olio poi sviluppa un altro gusto, e quindi anche i cibi non conditi con olio vengono gustati in una maniera diversa. Sono studi che sono stati pubblicati, ci sono dei dati pubblicati. Ci vuole un mese, 2 mesi, riducendo progressivamente l'olio per in qualche modo allenare il proprio gusto. Quindi l'olio d'oliva sì, i dati dimostrano che è sicuramente migliore rispetto ad altri, comunque va tenuto presente tutta questa molteplicità di elementi. No, solo ribattere un attimo. Io penso che dovremmo pensare a un equilibrio proprio dei grassi nell'alimentazione, quindi senza dare divieti, no? Dovremmo dare delle indicazioni sull'equilibrio proprio tra polinsaturi, monoinsaturi e saturi, ma soprattutto anche quando diamo comunque indicazioni di mangiare e cereali, dobbiamo tenere presente che anche lì ci sono grassi, sono polinsaturi omega 6, no? Quindi hanno anche loro, se in eccesso, un potere infiammante. Yeah, the concept I'd rather like is to... Vorrei che si parlasse di un livello obiettivo e la gente dovrebbe tendere a questo obiettivo. E quindi è qualcosa che va al di là del mondo della scienza, è una scelta che dipende su vari fattori, anche culturali, preferenze di gusto, eccetera, eccetera. Quindi questo è l'obiettivo, magari nessuno arriva all'obiettivo, però ecco, questa è la tendenza. È difficile comunque fare delle generalizzazioni, in generale. Sì, buongiorno, sono Andrea Paccagnella, portavoce consigliere in un piccolo comune della provincia di Brescia per il Movimento 5 Stelle. Io parto dalla fine per arrivare alla mia domanda, cioè dall'inizio per arrivare alla mia domanda, anche perché si rilaccia all'argomento che abbiamo appena trattato, ovvero gli oli. Relativamente all'olio di palma, adesso non voglio entrare nello specifico dell'olio di palma perché probabilmente non ce ne sarebbe il tempo, poi in parte mi ha già risposto il dottor Campbell. Quello che dico è che per quanto riguarda ciò che è successo sul nostro territorio nazionale in merito all'olio di palma, da quando è stata in qualche modo valutata la sua dubbia, quantomeno necessità di utilizzo, quantomeno l'aspetto più o meno salubre del suo utilizzo, l'opinione pubblica ha, attraverso il proprio intervento, modificato quello che le aziende stanno facendo nella grande distribuzione. Io lavoro all'interno di un supermercato e ho visto che sempre più le persone che si avvicinano all'acquisto dei prodotti stanno attenti al proprio contenuto e nello specifico all'olio di palma. Questo, appunto, dicevo prima, si riallaccia un pochino al punto di partenza, in quanto nel documentario che abbiamo visto si sollecita alla partenza dal basso per raggiungere l'obiettivo della comunicazione dell'importanza di determinati messaggi a chi ci governa, e come in questo caso la testimonianza che volevo portare, ma penso che sia in ognuno che in questa casa, in questa sala fa la spesa, è quella di essere attento a quello che consuma e, sotto certi punti di vista, quindi modificare e intervenire nei confronti delle grandi aziende sulla produzione di quanto commercializzano. Quindi, per concludere, non dobbiamo dimenticarci dell'importanza del potere che abbiamo noi come consumatori e a livello poi di elettori e tutte quelle che sono le funzioni che ogni cittadino ha nella sua autonomia, per poter modificare e intervenire su quello che poi le grandi lobby fanno nei nostri confronti. Le ultime due domande al volo. Lì in fondo. Sì, buongiorno, mi chiamo Nicoletta De Bellis, sono di Pordenone e mi volevo agganciare alla questione delle mense. Si è parlato appunto delle mense scolastiche, di cui io sono al corrente in quanto ho due bambini piccoli e c'è un lavoro su questo, per fortuna, però anche in merito alle mense proprio delle strutture ospedaliere, che in questo ambito non hanno il minimo tipo di sensibilità. E infatti, come sappiamo, sono appunto le ditte che poi vincono gli appalti, sono quelle che forniscono i prezzi più bassi e la qualità del cibo di conseguenza è pessima. Quindi, appunto, ho avuto anche recentemente purtroppo l'esperienza di un parente ricoverato che ha riferito esattamente che non c'era assolutamente qualità del cibo ed era una cosa immangiabile, e quindi è oltretutto uno spreco, perché poi le persone probabilmente anche rifiutano di consumare questo cibo, uno. E numero due, appunto vicino Pordenone c'è un centro di riferimento oncologico e un centro dove studia realmente il modo per curare il cancro, ma ritengo che non sia forse mai presa in considerazione l'opzione dell'alimentazione, insomma, quindi anche questo potrebbe essere un importante lavoro di tipo informativo, eccetera. Grazie, buongiorno. Thank you, Mr. Grazie, professor Campbell, sono qua alla sua destra. Grazie per il suo discorso. Ho una breve domanda. Il pesce. So che il pesce non è un vegetale, però mangiare e consumare pesce ha lo stesso impatto sul corpo umano del mangiare proteine animali? Tutte queste domande hanno a che vedere con un tema centrale della scelta dei consumatori in gran parte. Capisco i suoi commenti a questo proposito. Io lo capisco, noi siamo individui, siamo influenzati da vari settori sociali, familiari, che ci spingono a certe scelte. Io dico una cosa però che è assolutamente incontrovertibile. Laddove ci sono delle campagne di marketing, la gente a volte non conosce le possibilità ed è difficile capire che quando si vedono questi fenomeni negli ultimi 100-200 anni, ecco, la commercializzazione, le campagne sono uno strumento molto potente. Ora, Se il pubblico non sa tutte queste cose, come può scegliere bene? Quindi chi darà queste informazioni al pubblico? Questa è la domanda. Attualmente diciamo non seguo più, diciamo, i circoli politici a Washington, però gli sforzi proattivi dell'industria che pensano di essere messo a repentaglio nelle loro attività, ecco, sono volti a discreditare queste informazioni. A volte anche i funzionari governativi fanno degli sforzi per far sì che non si dicano queste cose. Quindi ho un interesse, vale a dire dare queste informazioni al pubblico perché il pubblico scelga bene. Per ora queste informazioni non sono effettivamente divulgate, e questo è certo. Sì, le mense ospedaliere. Sì, possiamo chiaramente insistere su cambiamenti. Ci sono alcuni ospedali negli Stati Uniti che iniziano a cambiare politica. So che alcuni ospedali danno veramente del pessimo cibo. Cioè gente che viene operata e poi mangia questo cibo. Ecco, quindi questo è il cambiamento che è necessario imporre. Il pesce. Interessante, molto spesso mi si fa questa domanda. Se si prende appunto le proteine del pesce, sono come le altre proteine per quanto riguarda appunto l'aumento del colesterolo e quindi provocare malattie. Poi c'è un problema, non ci sono antiossidanti, quindi proprio per questo, no, è anche un'altra cosa. Alcuni tipi di pesci sono contaminati con metalli pesanti, quindi ci sono vari punti negativi per il consumo del pesce, però punto positivo è che ci sono dei pesci demersali, cioè d'acqua profonda, che hanno un vantaggio, hanno appunto dei buoni grassi, l'omega 3. Quindi noi vogliamo minimizzare certi sostanze, per esempio l'omega 6, però il pesce con omega 3, che sono appunto pesci d'acque profonde, sono positivi. Poi dicevo sempre, se c'è un'eccezione a tutto questo mio impianto, ecco, è lo yogurt, che è un prodotto fermentato oltre che a certi tipi di pesci. Adesso su questo mi dovete aiutare, cioè io penso che il buon tipo di pesce occasionalmente, io non sono uno bianco o nero, ma insomma mangiare di tanto in tanto il pesce, beh, non ci sono delle controindicazioni, direi. Bene, penso ad aver risposto, no, a tutte le domande, così? Sì, grazie. Lascio l'ultima battuta a Nicla Signorelli prima di avviarci alla chiusura. Sì, grazie. Grazie per questa possibilità. Io volevo, partecipo sempre diverse volte a questi convegni come questi dove escono argomenti molto importanti, però mi lanciavo un appello alla vostra responsabilità, perché questa è una sede importante, tuttavia da qua deve uscire qualche cosa, e qualcosa esce solamente se voi portate a casa qualcosa, perché oggi le evidenze scientifiche ci sono, è possibile proprio che ognuno di noi personalmente riesca a investirne qualcosa per risolvere qualunque problema. Ci sono i problemi delle mense, ci sono i problemi delle mense scolastiche, delle mense ospedaliere, c'è il problema della formazione dei medici, però questi sono problemi che se ognuno di noi nel suo piccolo riesce in qualche modo a investirsi in responsabilità può risolvere, perché le evidenze scientifiche ci sono, quindi è un appello a chiunque è qui oggi, ma ci sta anche ascoltando, di non parlarsi addosso, ma di uscire a lavorare insieme, perché lavorando insieme le cose si possono cambiare. Questo è qualcosa che ci meritiamo e che dobbiamo superare e andare oltre questa cosa, perché non ricordiamoci che oggi è possibile perché ci sono cittadini che si sono mossi. Muovendosi i cittadini qualcosa si può ottenere e ognuno nel proprio piccolo qualcosa può fare. È un messaggio importantissimo da portare a casa oggi, altrimenti questo incontro sarebbe stato nullo. Io e anche Eleonora ringraziamo Nicla Signorelli per la partecipazione, siamo onorati di aver avuto come ospite il professor Campbell e ci auguriamo che questo possa essere in qualche modo un primo passo, un ulteriore passo verso un approccio all'alimentazione, diciamo, informato. Poi ognuno prenderà atto delle informazioni che riceverà. Ringrazio voi per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento.